Eccoci qua col nuovo iPhone 15 Pro Max. Io l'ho preso in versione titanio naturale. Ho preso anche la cover dell'Apple, che poi magari recensiremo. Cover MagSafe in silicone. Ma bando alle ciance, passiamo al vero scopo del video. Ecco, ha riconosciuto la custodia MagSafe. Il vero scopo del video, ovvero parlare dei benefici che questo iPhone ha per le persone con disabilità visiva. Allora, ovviamente è inutile dirlo, ci sono tutti i vantaggi che ci sono sempre stati su iPhone, quindi voice over e tutto ciò che già conosciamo. Ma voglio basarmi sulle vere migliorie che andiamo a trovare per chi acquista un iPhone 15 Pro Max, sia per ipovedenti sia per non vedenti. Allora, la prima cosa che salta all'occhio è la mostruosa fluidità di voice over. Ora, qui non ho come mostrarvelo veramente perché dovrei andare a magari scrivere qualcosa per farvi vedere appunto com'è fluida. Qui stavo appunto scrivendo l'articolo su TechnoAccess, com'è fluida la scrittura. Andiamo per esempio a scrivere TechnoAccess, ovviamente non ha un minimo lag. TechnoAccess, già siamo sul sito, quanto ci ho messo? Manco 3 secondi. Una fluidità mostruosa anche con VoiceOver attivo, ma anche proprio nel riflesso che ha VoiceOver di rispondere, no? Io vengo da un iPhone 12 Pro Max, quindi nemmeno da un telefono così tanto vecchio, e ho notato una miglioria veramente pazzesca nella velocità di risposta di VoiceOver, nella fluidità proprio del telefono stesso con VoiceOver acceso. Il processore 17 Pro offre veramente prestazioni pazzesche sotto questo punto di vista, anche mentre abbiamo magari app pesanti aperte o facciamo più cose contemporaneamente, il VoiceOver ha una fluidità veramente pazzesca. Un'altra cosa importante, ne ho parlato anche nell'articolo relativo a quello che stiamo dicendo in questo video, è la lente di ingrandimento accessibile col tastazione per gli ipovedenti soprattutto. Andiamo a modificare tastazione, in questo momento ho memo vocale. Ecco qui c'è lente di ingrandimento. Se noi la lasciamo, quindi è attivata, basta tenere premuto il tastazione e qui c'è la lente di ingrandimento. Ah, ovviamente poi lui ora con iOS 17 ha anche migliorato quello che va a vedere con la fotocamera, ma ormai c'è Be My Eye, che presto recensiremo, che annichilisce tutto il resto. Ora qui davanti non ho un foglio da farvi leggere, però come vedete 0%, 10%, 20%, 30%. avere la lente ingrandimento e zoomare 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0%. è una cosa veramente veloce. Quindi noi siamo nella schermata home, tasto azione, che è nel lato sinistro del telefono sopra il tasto volume più, dove prima c'era la levetta per il silenzioso. Andiamo a premere tenendo premuto qualche istante e la lente di ingrandimento è pronta. In qualsiasi momento, noi abbiamo l'iPhone bloccato, magari ci serve la lente di ingrandimento, tac, ed è pronta con un tap. Quindi in modo super veloce abbiamo accesso alla lente di ingrandimento. Un'altra novità può essere il fatto che con il nuovo processore 17 Pro abbiamo possibilità di giocare a videogiochi veramente molto innovativi per uno smartphone, che possono essere giocati fino ad oggi nelle console. Ovviamente a noi non interessa molto, ma questo cosa può volerci dire? Può volerci dire che Apple si sta, diciamo, immettendo all'interno del mondo dei videogiochi più di quanto mai avesse fatto fino ad ora. Questo secondo me significa che presto Apple lancerà la sua console. Ma cosa vuol dire per noi? Apple, come sempre, in qualsiasi suo dispositivo ha dato molta importanza all'accessibilità. Secondo me farà degli accordi per avere su iPhone, su magari una sua futura console, su iPad, su Mac, dei videogiochi accessibili come lo è stato The Last of Us nel 2020, che è il videogioco più accessibile di sempre. E io penso che Apple andrà in questa frontiera. Ovviamente è una mia visione ottimistica, questa non è una cosa che già c'è su iPhone 15 Pro e Pro Max. Però secondo me abbiamo la base hardware per arrivare a questo punto. Altre migliorie, un po' per tutti, ma anche per i ipovedenti e non vedenti, sono sicuramente la durata della batteria, veramente molto maggiore rispetto a prima.
la fotocamera che, come vi accennavo prima, 0 persone, riquadro, messa a fuoco sbloccata, immagine, una inclina a destra, una ciotola, inquadratura dritta, riquadro, messa a fuoco sbloccata, immagine, una ciotola su un letto in una stanza, potenziale testo elevato. Ecco, ma non è un letto ma è un tavolo, ma comunque diciamo sta migliorando il suo approccio e la sua lettura delle immagini. Ovviamente ormai c'è Be My Eye, come anticipavo, che questa cosa la sta praticamente distruggendo sotto ogni punto di vista. Usando GPT-4 è capace di leggere le immagini come mai prima d'ora, ma sicuramente anche questa miglioria di iPhone 15 Pro con la funzione della fotocamera LiDAR e di iOS 17 soprattutto. Altre migliorie che abbiamo: la fotocamera, che è veramente mostruosa su iPhone 15 Pro Max, con lo zoom anche ottico 5x. Queste funzioni sono utili per Be My Eye, ma anche per altri software di riconoscimento di immagini, perché ha una risoluzione talmente alta che possiamo usarla anche per zoomare, funzione che immagino presto arriverà su Be My Eye, ancora non disponibile, per riconoscere anche cose un po' più lontane, perché comunque la qualità delle foto anche a distanza con iPhone 15 Pro Max è come non lo è mai stata prima d'ora. Stessa cosa per le macro: se magari vi interessa provare a fare una macro e farla riconoscere a Be My Eye, da oggi con iPhone 15 Pro Max questa cosa è molto più semplice ed è molto più utile e dà risultati migliori, perché la fotocamera è veramente molto potente. Anche per l'OCR secondo me sarà più facile con una fotocamera del genere. La USB-C, questa è una novità per tutti, che ormai può trasferire i file con il cavo adatto, ovviamente in modo molto più veloce rispetto a come facevamo con Lightning sui Pro, perché hanno USB 3.2 e ovviamente adesso trasferire i file sarà una cosa molto veloce, molto semplice, perché abbiamo l'USB-C appunto, che è veramente una bella innovazione, e magari si potranno anche collegare degli strumenti aggiuntivi all'USB-C, magari presto arriveranno cose del genere anche sul mercato. Già in realtà ci sono, vediamo se sono compatibili con Apple, ne recensiremo qualcuna presto. Detto questo, questa è la novità principale di iPhone 15 Pro Max, ce n'è altre, ma ne stanno parlando ormai tutti online delle funzioni principali di questo nuovo smartphone di Apple, veramente molto performante. Quindi chi vuole fare l'acquisto di un iPhone adesso, 15 Pro Max sicuramente un'ottima scelta, come lo è anche il 15 Pro. Anche un telefono come l'iPhone 15 Pro Max non è esente da critiche, infatti un paio di problemini li ho riscontrati anche io. Allora, partiamo dal fatto che secondo me il pulsante azione poteva avere qualche funzione in più, appunto. Il pulsante azione poteva avere le funzioni in più, secondo me, con una doppia premuta o una tripla premuta. Nel senso, se andavo a premere una volta mi dava una funzione, e ok, lo fa, perfetto. Se andavo a premere due volte magari me ne dava un'altra ancora. Se andavo a premere tre volte magari un'altra. Oppure se tenevo premuto per più tempo, magari per 3-4 secondi, un'altra funzione ancora. Avremmo avuto un sacco di abbreviazioni e scorciatoie veramente molto utili e comode, specialmente per chi usa diverse funzioni di accessibilità, come inversione colori, come attivazione e disattivazione di VoiceOver e altre funzioni. Certo, già si può fare qualcosa di simile premendo tre volte il tasto di blocco. Nel mio caso, per esempio, c'è inversione smart, pulsante, è selezionato, VoiceOver, pulsante. Inversione smart e VoiceOver. Però averlo su pulsante azione, potendo aggiungere anche diverse cose, che so, per esempio memo vocali oppure qualche comando rapido, non sarebbe stato affatto male. Seconda critica, che spero venga assolutamente corretta al più presto con un aggiornamento software, è assolutamente quella relativa al surriscaldamento. Molti ne hanno parlato online. Con VoiceOver attivo a me è capitato già almeno 2-3 volte, lo utilizzo più o meno da 4-5 giorni. Mi è capitato nella zona in alto a sinistra, non troppo in alto, per farvelo capire, dove quando tiriamo giù il centro di controllo ci sono uso in aereo, insomma la schermata delle connettività. Ecco, in questa zona qui si surriscalda molto, non sempre ovviamente. A me mi si è surriscaldato quando ero in chiamata
avevo Be My Eyes attivo, lo stavo utilizzando e avevo ovviamente il voiceover attivo. Ecco, si era molto surriscaldato in questa zona. Non ho misurato la temperatura, ma il tatto penso che sui 50 gradi c'era. Quindi questo può danneggiare a lungo termine il telefono e spero assolutamente che venga risolto con un aggiornamento software. Al momento il mio consiglio è quello di posare il telefono, metterlo da parte 5-10 minuti quando succede, in modo che si raffredda per poi cominciare ad usarlo. Ma speriamo in questo aggiornamento software al più presto. Per questo video era tutto, se non l'avete già fatto approfondite nell'articolo che vi lascio in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video su TechnoAccess.